Allora, dicevi Gelma il tuo nome? Sì, Cristian. Ah, è vero, Cristian. Grazie. Grazie a te per la domanda. Ma per essere liberi o felici non bisogna rinunciare alla gratificazione dei sensi materiali, penso, no? Volevi scrivere? Sì. Beh, Sì, domanda, era una domanda. allora io ti do una risposta a lampo, però poi mi Okay. spieghi meglio tu la domanda. Scritta così, sì, bisogna e non si deve. No, no, diciamo nella spiritualità, nell'esoterismo il dovere non esiste, ci cioè esiste il volere. La prima che sia la prima e unica legge, la tua volontà, quindi non dovere. Quindi, ma per essere liberi o felici, aspetta che mi arrivano altre cose, bisogna rinunciare alla gratificazione dei sensi materiali? Assolutamente no. Perché rinunciare alla gratificazione? Io dovrei, ma voglio, per interesse mio, rinunciare all'attaccamento alla gratificazione. È L'attaccamento. diverso. Noi siamo qui anche per conoscere, per comprendere, per godere della bellezza di tutto. E noi ci dobbiamo riempire della bellezza dei fiori, delle persone, della natura, del cibo, di qualunque cosa dobbiamo godere. Ecco, però è una trappola l'attaccamento a quella gratificazione, perché quella è l'illusione, quella è un attaccamento all'illusione. Ok, chiarissimo. Grazie, grazie Christian. E Anna, cioè, allora, leggo la domanda e poi ci dite chi Anna, ce ne sono due o tre. Come difendere la libertà della propria anima dai condizionamenti continui dell'ambiente familiare o lavorativo? Per quanto mi riguarda, questo periodo ha contribuito a spegnermi interiormente ancora di più, in quanto devo limitare il mio essere e questo purtroppo lo subisco da quando sono al mondo. Anna, chi? Ah, Anna. Anna, ti puoi smutare, Anna, sei già smutata, devi solo aprire il tuo microfono. Ok. In basso a sinistra. Ok. Sei già smutata. Perfetto, Ok. brava. Beh, penso che dica tutto quello che ho scritto, no? Sì, ci sono parecchi punti diciamo, importanti. Difendere la libertà della propria anima. Condizionamenti familiari o lavorativi anche. Sì, E delle poi persone in generale, ecco, intendo. sì. Beh, Dell'esterno, ecco. l'unico modo per creare un'imperturbabilità alle non l'unico modo, diciamo che il modo è fatto di varie sfaccettature. Per evitare i contraccolpi, no? Delle differenze che stanno fuori di noi, è fatto di capacità differenti di stare rispetto a questi mutamenti esterni, che possono essere persone, fatti, eventi, eccetera. E la modalità più semplice è la resilienza, non la resistenza, cioè quella capacità di adattarsi agli aliti e ai condizionamenti, lasciarsi un po' andare dai venti, però poi tornare sulle proprie radici. Uno che ha le proprie radici e conosce le proprie radici ha la possibilità di essere resiliente. Chi non conosce le proprie radici tende a resistere e quindi la prende mazzate. L'imperturbabilità del nostro essere deriva da una capacità femminile, non maschile. La capacità maschile è quella di resistere, quindi di opporre alla differenza dell'altro la propria differenza e di insistere nel conflitto. Questo è il principio maschile che purtroppo governa le nostre relazioni, le nostre famiglie, eccetera. La resilienza è una qualità femminile, materna anche, lungimirante, di comprensione. Per cui io mi limito semplicemente a questo, anche se diciamo, le tue cose
porterebbero a fare tante altre belle riflessioni, no? Soprattutto dal punto di vista animico. Però per non prendere troppo tempo direi questo, ecco, il principio femminile ci aiuta, il principio femminile ci salva. Grazie. Grazie. Poi ovviamente se volete aggiungere qualcosa quando vi do le risposte... Marilanda, qua non c'è dubbio che è una la Marilanda. Ciao Marilanda, attiva il tuo microfono. Vabbè, ma questa ce la leggi tu. Dai, vabbè, la leggo io, dai. Grazie Stefano per la tua presenza e grazie a tutti voi per essere qui oggi. Posto che si riesca a stare nella calma interiore, osservando ciò che succede all'esterno e restando vigili, che cosa possiamo fare nella pratica per continuare a vivere e a fiorire? Ciao Marilanda, allora, spiegamela meglio. Spiegamela meglio. Dunque, sì, te la spiego, nel senso che facendo un grosso lavoro su di me in queste settimane, in qualche modo sto riuscendo a fare quello che dicevi prima, magari prendere la sbarra da quello che viene da fuori, tornare al mio centro, quindi ricentrarmi e ritornare ad essere calma e quindi riuscire ad osservare quello che succede, rimanendo aperta alle possibilità, però capendo anche tutti i movimenti che stanno succedendo fuori. Quindi diciamo che a giorni alterni, non tutti i giorni nello stesso modo, sto riuscendo abbastanza a restare centrata. Però vorrei, se c'è qualche pratica, qualche consiglio pratico per riuscire anche ad andare forse verso il domani, nel senso... Sì. Continuare a rimanere vivi nel senso più alto del termine, insomma, perché stanno succedendo delle cose che sicuramente avranno un impatto sulla vita di tutti. Certo, e ce l'avranno. Io ieri parlavo con un... Grazie per la domanda, perché comunque mi dà la possibilità di dare di tirare fuori uno spunto importante. Grazie a te. Proprio ieri mi trovavo a parlare con una persona del fatto, perché diceva questa, siamo pieni di paure e quando usciremo di qui saremo spaventatissimi, no? Ci guarderemo in cagnesco, eccetera, eccetera, tutta questa roba qua. E io ho detto è vero, ma è vero perché noi abitiamo una macchina biologica che si autoprogramma attraverso le esperienze e quindi reagisce in funzione di quello che ha imparato, e noi ci stiamo accorgendo, è successo anche a me, di vedere questo parlo di una dozzina di giorni fa, all'inizio, le prime volte che uscivo per fare la spesa, incontro un mio amico, tutti e due ci stavamo facendo un passo per abbracciarci, invece siamo scattati, abbiamo fatto tipo elastico, siamo tornati indietro, no? E adesso non succede neanche più questo avvicinamento. Sto vedendo, oggi c'era addirittura un mio amico, che una persona che vive qui a casa con me, che si teneva a un metro e mezzo, due da me, però mi faceva vedere che stava al telefono, in videochiamata col fratello a Ibiza, che mi conosce, io non lo conoscevo, e voleva parlare con me, e mi teneva il video a due metri. Dicevo, scusa, ma lui dal video mica mi può toccare, mi può contagiare. Teneva il video lontano da me. E guardate che è vero, ha ragione quella ragazza che diceva questa cosa ieri. Ma io dicevo, attenzione però, a non farci fregare dalle paure. Quello è un sistema automatico di autogoverno, automatico, sottolineo, la macchina fa da sé, il sistema pensiero, emozioni, corpo, dà reazioni per quello che ha imparato, ok? Quindi noi sappiamo che la nostra macchina biologica, usciti da queste case, spero presto, purtroppo darà questi segnali. Noi non dobbiamo credere a questi segnali, perché noi siamo altro, siamo una coscienza superiore. Questa è una macchina che sta imparando sta roba qua, perché ce la stanno facendo imparare. Ma non la possiamo trasmutare proprio facilmente, perché non ha senso. Ci sono delle situazioni in cui non avrà senso
allontanarsi dalle persone. Dovremmo tornare con la nostra coscienza, col cuore aperto, a prendere queste nostre paure e accoglierle, perché sono tanti bambini che devono crescere. Ecco, da questo punto di vista, Marilanda, rispondo alla tua domanda, ricordiamoci, noi siamo di due nature. Di due nature, abbiamo due nature, due frequenze dentro, abbiamo degli organi, delle ghiandole, il sistema nervoso è diviso in due appositamente, siamo in due, abbiamo organi che rispondono alla natura divina e organi che rispondono alla natura umana. Quindi il lavoro che tu stai facendo è prevalentemente sulla natura umana, lo svincolo però, quindi l'osservazione, no? Il controllo delle proprie, controllo vuol dire l'osservazione, non il bloccare le emozioni, i pensieri, il corpo, eccetera, ma questo serve a creare un'armonia tra i tre corpi sottili, mettere un po' in pace la macchina biologica e poi prendere un po' di rifiato, no? E trovare lì. Allora, in questo momento noi non possiamo progettare, ve l'ho detto dalla prima riunione, poi fate quello che volete. Però ecco, il discorso del Machiavelli, il progetto che c'hai in mano, ti casca appena, un secondo prima ti casca. Quindi usciamo pazzi, e questa è l'attitudine che ci sta facendo uscire pazzi. Quindi non c'è da preparare niente col progetto, secondo me. Ve l'ho spiegato in mille modi, ve l'ho spiegato, non devo spiegare niente a nessuno. Vi ho ispirato in mille modi. Ti ricordi la risacca? Lasciamoci fluire, stiamo nel riposo, stiamo nel riposo. Poi, quando ci sarà lo scatto, appena si apre una finestra di possibilità, sarà il tuo di scatto, sarà il tuo pensiero divergente, il tuo pensiero creativo, autonomo, che nello stare in questa frequenza morbida troverà tutta l'energia per poter essere finalmente quello che è. C'è una grande occasione di esprimersi e... aspetta che ammutolisco Maria, c'è una grande occasione di esprimersi, ma la bellezza è che ci si esprimerà nel qui ed ora, non con un progetto, ma con un sentire. Quindi disoccupiamo la mente, che ha fatto già troppi casini in questi millenni, tant'è che tra l'altro non è neanche intelligente se non è addestrata, ci fa fare tanti danni. Questo è il momento del cuore, mi sento di dire. Il momento dell'apertura all'ignoto. Non dobbiamo avere paura di quel ciclone. Ok, grazie. Scusa, che ci sono. Grazie a te, Marilanda. Ovviamente, oltre alle mie risposte, ce ne potrebbero essere mille, infinite, migliori della mia, ma insomma, qua siamo. Da Alessandro. Chi è Alessandro? Ce ne sono due. E intanto lo leggo. Quale cose grandiose sono successe questa settimana per la nostra evoluzione? Dove sei, Alessandro? Ciao, era la domanda di mia moglie, te la chiede. Che è Simona. Sì, mi riferivo al vocale che hai mandato su WhatsApp. Ah, sì. Questa settimana sono successe cose grandiose. Ah, beh, allora io... Questo richiederebbe un momento di meditazione. E non in questo momento non, nel senso che non mi va di raccontare fatti, perché sono percezioni sottili, certo, createsi anche attraverso sfumature informative che gravitano nell'etere, quello che vuoi. E quando dico etere dico perfino quella spazzatura della televisione, perfino da lì ho colto delle cose. E quindi, Simona, più che dirti cosa sta accadendo, perché sono molti i fronti su cui ho avuto questo segnale, molti, nella politica, nella finanza, nell'informazione, che è devastante, nella coscienza delle persone, molto molto di meno da chi effettivamente sta governando tutto questo, che è quell'entità che chi mi conosce sa, io le do il nome di tecnologia, che sta governando tutto il processo, tutto. La scienza è al servizio, questa scienza tra virgolette, quella ufficiale, è al servizio della tecnologia. Da quel punto di vista purtroppo buone notizie non me ne arrivano. Ma ecco, Simona, non sono notizie di fatti.
diritti veri e propri. E sta crescendo questa consapevolezza, sta crescendo l'intelligenza anche, sì, anche l'abbrutimento, per carità. Ho detto, in questi casi fortemente trasmutativi crescono tutte e due le forze, quelle che qualcuno chiama del male e del bene, non è questione proprio di male e di bene, chiamiamolo di bianco nero, yin e yang, poli opposti, alte e basse frequenze, maschile e femminile, quello che vuoi. Nel gioco degli opposti in realtà c'è un'unità, ecco, da questo punto di vista sta crescendo tutto. Nell'ultima settimana ho visto uno spunto particolare sul piano della consapevolezza, della coscienza, dell'amore, della visione, quello che poi anche come risposta alla domanda di Marilanda sarebbe stato giusto aggiungere. Cosa possiamo fare? Posizionarci nella nostra natura divina e consentirci, permetterci di sognare, di immaginare meraviglia nella tua vita, per il tuo corpo, per le tue emozioni, per i tuoi amori, i tuoi parenti, per le tue case, per il pianeta, per gli uccelli. Io ieri abbiamo avuto 4-5 giorni di pioggia qui. Io sono un po', ho qualche dipendenza, una di queste è certamente il sole. E appena il sole manca, proprio lo sento, devo fare delle pratiche particolari. E ieri è uscito il sole, sono andato, mi sono messo, ho la fortuna di potermi fare abbracciare a figura intera dal sole, e ho aperto le braccia, ero al sole, prima di aprire le braccia ero distratto in realtà, ma il sole mi ha ricordato, mi ha riaperto, e allora mi sono fermato perché ho sentito proprio è scoppiato un amore per me enorme, per cui mi sono rivolto verso il sole a braccia aperte, mi sono fatto bagnare mentre lacrimavo completamente, piangevo, perché quel sole che molti di voi, molti di noi esseri umani in questi giorni non stanno potendo prendere, in quel momento io lo stavo offrendo a tutti. Questo è un sogno, per esempio, questo è un sognare. Può sembrare banale, ma quello è un momento magico in cui io mi sono riunito agli altri. Non c'è né male né bene in questa cosa qui. È un passaggio doloroso che dobbiamo fare tutti. Questa è un po' la parte luminosa di noi. Potete sentirmi arrabbiato, incazzato con l'ignoranza, questo, eccetera, ma poi sono tenero, come tutti quanti voi. Mi lascio intenerire dalle mie parti. Quelle sono il terreno che nella privacy della nostra casa, al di là delle interferenze degli altri, come Anna ci ricorda, perché nelle case vivono persone differenti da noi, no? E alla fine, insomma, ci scegliamo poche persone, i figli, i genitori non ce li scegliamo, no? Quindi, tanto per dirne una. E quindi, però anche, anzi, soprattutto in quelle circostanze, possiamo sentire più forte il potere della luce. Cioè il potere di saperci smarcare, non negare. Smarcare vuol dire non essere concentrati su quella parte lì e consentirci invece di essere liberi di sognare. Abbiamo tanto tempo, certo molti di voi lavorano anche molto, Anna so per esempio che è una che lavora molto anche da casa. Il lavoro infatti non ci fa bene da questo punto di vista, il lavoro a male secondo me, ci potrebbe aiutare più essere liberi dal lavoro che più che liberi di lavorare, ma comunque l'abbiamo messo nell'articolo 1 della Costituzione e ci è piaciuto. Poi Giovanna, cerchiamo di trovare delle motivazioni per sopportare questa situazione. Quando sarà finito tornerà tutto uguale, non si può crescere veramente in un arco di tempo breve. Giovanna, dove sei? Ciao. Allora, diccelo a voce perché... Allora, secondo... Cioè, così è un pensiero, magari... Infatti. Secondo me, non è una domanda. Cioè, secondo me, no, potrebbe essere una domanda. Quando finirà tutto questo? Torneremo come prima? Allora, volevo dire che magari nei momenti tristi, no, magari ci vogliamo aggrappare a qualcosa, no? Quindi...
ci proponiamo tutte queste belle cose umane, no? Cioè ci ritroveremo più buoni, ci troveremo più solidali, ci ritroveremo più, più col cuore aperto, no? Perché forse è un modo per cercare di superare questo momento. Probabilmente, no, dopo questa tempesta torneremo a essere sempre quelli di prima. Mai sia lusignore, come si dice in Francia. Mai sia lusignore, in salentino mai sia, spero proprio di no. Assolutamente vade retro. Cioè, se fosse così, io neanche avrei fatto questa riunione. Allora, Giovanna, niente è uguale a un minuto prima. Sempre così. Sempre così, anche quando l'uomo in maniera gattopardesca cerca di far lasciare le cose come stanno, in realtà tutto cambia, tutto passa e tutto cambia, quindi è ineluttabile il cambiamento. L'uomo cerca di conservare e dimenticando che, sai, nel aum. In queste tre lettere ci sta la creazione, la U, che è la conservazione, che è quella che piace a chi ha paura e a chi ha potere, e poi c'è la M, che è la distruzione. Noi stiamo nella M, e questo è qualcosa che c'è sempre. Stiamo distruggendo il vecchio ineluttabilmente, non tornerà niente, e questa volta devo dire grazie a Dio come prima. Grazie a Dio, perché comunque vada, prima stavamo dormendo, non sapevamo troppe cose, ok? Poi Giovanna, il punto è che io e te siamo oltre una certa età, noi dobbiamo incominciare a pensare ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai figli dei nostri figli. Non possiamo pensare che questo cambiamento tra due mesi si risolve. Cioè, qui siamo in un processo molto lungo, molto forte e molto lungo. Può essere anche che abbia, da un certo punto di vista, degli apici di risoluzione veloci. Però attenzione, siamo su una barca, in un grande mare. Prepariamoci, il viaggio è lungo. Quindi noi possiamo uscire fuori di casa, me lo auguro, tra qualche settimana, se ci va bene. Ma là non finisce nulla, non è finito nulla. Io spero che usciranno di casa persone più consapevoli, meno arrabbiate di prima, che magari la rabbia la sappiano conservare perché sanno perché sono state rinchiuse, qual è il vero motivo, magari scoprono questo e possono invece anche ringraziare per essere stati chiusi. Può sembrare paradossale, ma è così. Ma non pensare che sia finito quando noi usciremo di casa. Noi abbiamo la responsabilità di portare il nostro presente sulle spalle per costruire un futuro. È un cammino, non è una pappa pronta che quando scatta la sveglia è pronta e tutti quanti possiamo mangiare. È un'attitudine, è un sentire, è un modo nuovo di fluire, di camminare. E cammineremo, non so se questa è l'immagine che magari tu non vorresti, magari nella spazzatura, magari nel fango, magari ancora negli oceani con la plastica, ma con un'inversione di tendenza, piano piano, riconoscendo meglio i nemici che sono dentro di noi e fuori di noi. È un processo, Non c'è, in questa cosa non c'è la bacchetta magica, perché se no non capiremmo. Noi siamo qua per capire, per comprendere. Siccome siamo tonti, il tempo fasullo si apre e ci fa rallenta il tempo, e più tonti siamo, più lunga sarà, più aspettiamo il Salvatore, più aspettiamo qualcosa, più lunga sarà. Quindi usciamo fuori da queste aspettative e sentiamoci in barca. Non tutti devono stare ai remi, non tutti devono stare al timone, non tutti arrampicati sulla vela. Ognuno c'è qualcuno che farà le pulizie, qualcuno cucinerà, qualcuno farà la ninna nanna ai bambini. Ma stiamo in un viaggio. Siamo in un viaggio lungo, Giovanna. Viviamolo in pace, con speranza, e cogliamo sia i segni controproducenti, perché quello
non notare quelli è drammatico, ma espandiamo quelli positivi, perché stanno iniziando ad essercene già tanti. Questi fiori che noi oggi, in maniera metaforica, abbiamo richiamato più volte, stanno sbocciando, e come? Giovanna, mi vuoi sputare in un occhio, dire, rispondere qualcosa? Vado alla prossima? No, no, io me lo auguro come te, voglio dire, che sia un terremoto che ci dia poi una scossa per vedere le cose in maniera diversa, ecco, una scossa, no? È già così, dentro di noi è già così, dobbiamo liberare un po' meglio i nostri bisogni dell'anima senza aspettare che l'altro li capisca al volo, perché il mondo è cambiato. No, un attimo, con calma, forse sei cambiato tu dentro, questo già sarebbe tanto. Bene, allora comincia a mettere in moto il tuo cambiamento, perché abbiamo bisogno di vederlo in movimento, di vedere la tua anima in movimento, il tuo talento in movimento. Abbiamo bisogno di tutti quanti noi che stiamo in questo webinar, come cacchio si chiama, fuori da questa casa, nelle nostre città, ma non possiamo pretenderlo. Noi dobbiamo cercarlo dentro di noi ed esprimerlo, ed essere agenti di questo cambiamento, se ci va, okay. Se lo sentiamo. Grazie Giovanna. Marta. Grazie. Marta, attivati il microfono. Eccomi. Dove sei? Ah, forse sei nell'altro quadro. Aspetta un attimo. Dove sei? Ah sì, Marta. Marta da Roma, vero? Sì. Sì. Non è una domanda, neanche la mia in realtà. E me la leggi? La vuoi leggere tu? Dai, così sentiamo. Ti va di leggerla? Leggi la tua. Ok. Poi dopo magari... Ok, interagiamo. Innanzitutto, grazie Stefano, condivido con il cuore tutto quello che hai detto e trasmesso. È qualche giorno che sento che qualcosa sta cambiando in me. La percezione del tempo è diverso. Sento di essere uscita da una modalità di attesa, tra parentesi, quando finirà, chi ci salverà o chi prenderà il potere, eccetera, e di un'opposizione interna, cioè sempre tra parentesi, limitazioni varie, eventualità distrette sulla privacy, droni, microchip, vaccini, e di essere entrata in una modalità di osservatrice. E, come dicevi tu, a chiedermi in quale mondo vorrei vivere, cos'è che davvero vorrei, e da allora sento di aver bisogno di più tempo, più di questo tempo sospeso. Ah, oh! Sì. Sì, abbiamo bisogno, questo tempo deve essere lungo, sì. Abbiamo bisogno di maturare proprio questi sogni, questa fluidità nel sognare. Bellissimo. È questo che dobbiamo fare, crearci uno spazio di sogno. Quello che volevo condividere è il fatto di... Cioè, io sono una persona che tende a ribellarsi, a opporsi. Grazie a questo mi trovo qui oggi, nel senso che grazie a questa spinta che ho sempre avuto dentro, poi non mi sono mai accontentata... del mondo che vedevo fin da piccola, in realtà, per cui vabbè, attraverso vari percorsi insomma sono arrivata a informarmi, a leggere, a fare diverse pratiche eccetera, però sempre con questo approccio che a volte è anche un po' aggressivo e di opposizione, e quindi sì, anche di arrabbiarmi, sì. È una forma di resistenza, una sì, rivoluzionaria attivista, sì, vero? In questa circostanza c'è stato innanzitutto il fatto che a livello, proprio per parlare del virus, anche quando era iniziato e poi dopo, eccetera, io non ho mai avuto paura e mi sentivo anche in colpa, infatti non lo mostravo troppo, perché dentro mi sentivo tranquilla a livello proprio del virus, diciamo. Sì, sì, sì. E poi piano piano ha cominciato l'escalation, ha cominciato a chiudere di qua, di là, e quindi io ho una libreria, quindi io non sto lavorando, sono una di quelle persone che non può lavorare da casa, cioè poi posso scrivere qualche articolo, però non lavoro di fatto. E quindi all'inizio mi sono ribellata dentro, perché sentivo sempre, informandomi varie fonti, sempre di più questa stretta, mi sono detta a un certo punto tipo da panico, oddio, se dura per dei mesi, ma bisogna fare qualcosa. Allora uscivo con tutte le mie scuse di qua e di là, e una volta dal ferramenta, una volta al supermercato, perché non ci stavo. Io comunque esco, non faccio cose illegali, però voglio avere la libertà comunque di uscire. E poi a un certo punto, piano piano, da sola, mi sentivo che alla fine stavo a casa perché
perché mi andava bene così. Uno, perché uscendo comunque appunto non si respira una bella... cioè l'aria è pulita, ma non si respira un'energia di accoglienza. E appunto il vicino che prima ci parlavi, che nel portone sì, aspetta che sì, tu esca. Sì, per... sì. E poi piano piano c'è stata questa mutazione dentro di me per cui è subentrata una sorta di pace, sempre con ricerca, con voglia di informarsi, però di non oppormi a quello che stava accadendo. Cioè di osservare, ma di non oppormi. Comunque sia non posso far nulla a livello di quello che è, nel senso... fuori, e di accettare anche il fatto che se i tempi dovessero essere più lunghi, mettiamo caso, è che anch'io in fondo ho voluto che fosse così, non so come spiegarlo, e che la mia reazione era quello che poteva fare la differenza e quello che fa la differenza. Ecco. Sono d'accordo, non aggiungo niente, grazie per il commento. E mentre parlavi di questi vicini che si comportano in maniera un po' più spaventata rispetto a prima, no? Mi ha fatto un po' ricordare che forse è giusto anche dirci che in questo sogno ci andremo in tanti, non in tutti. La porta è stretta, qualcun altro sempre lo diceva. Quindi la cosa è che è più semplice in questi momenti distinguere se siamo svegli e abbiamo coscienza e cuore aperto il fieno dalla zizzania. Questo è. Ma non cambieranno tutti e non stiamo lì a pretendere che cambino tutti. Cerchiamo di avere noi, no? Lo spazio adatto perché questo processo di cambiamento sia completo per noi. L'egoismo esoterico e il massimo altruismo esoterico, cioè materiale. Grazie a Marta. Una cosa, e per me questo però è molto triste per me quando appunto esco o parlare con degli amici, delle persone, constatare questa distanza, che non è solo una distanza fisica, ma è proprio una paura, un non rendersi conto di nulla. E immaginare che quando riusciremo, perché usciremo da queste case, ci saranno persone che non usciranno, che non andranno in certi posti, eccetera. Ovvio che uno non può convincere gli altri, però questo mi provoca una profondissima tristezza e solitudine di dentro. Sì, proveremo anche questo, ma in maniera empatica ci connetteremo e ci distaccheremo dopo averla provata, questa empatia. Grazie Marta, allora poi se mandi una mail con il tuo numero ti inseriamo nel gruppo di Roma. Va bene, grazie. Grazie a te. Alessandro, libero arbitrio. Noi sappiamo e abbiamo la scelta, ma gli altri che non sanno come fanno a scegliere? Alessandro chi? Sempre io. Sei tu? Sì. Oh, allora, qua io... non lo so, se quando tu dici che è il libero arbitrio, noi sappiamo abbiamo la scelta, ma gli altri che non sanno come fanno a scegliere. Io sul libero arbitrio ho una mia idea che metto sul tavolo. Il libero arbitrio è una totale illusione nella nostra natura umana, perché la natura umana noi siamo totalmente condizionati, totalmente, totalmente. Anche quando la natura umana è abitata da una natura divina consapevole, alta, molto, di stato di coscienza molto alto, quindi che riesce a illuminare la parte umana più del normale, più dell'ordinario, non scusate, del normale, più dell'ordinario. Comunque, in questa dimensione, noi non abbiamo proprio il libero arbitrio. Non è qui che abbiamo il libero arbitrio. È un'illusione. Mentre il libero arbitrio ce l'abbiamo nella natura divina, nell'espressione della natura divina. Quindi prima di risponderti, io metto in dubbio che io, Stefano Petrucci, e anche Alessandro, Alex, ma tutti quanti noi qui siamo dotati di libero arbitrio.
perché c'è, come posso dire, c'è una parte di verità. Però io mi piace sottolineare questo aspetto, perché sennò diamo per scontato che qui abbiamo il libero arbitrio. No, per poter essere un po' più liberi, guarda, la scelta stessa è un'illusione, lo scegliere è un'illusione, eppure è un passaggio necessario nel percorso iniziatico, far vedere all'iniziato che teoricamente può scegliere, perché è importante saper scegliere. Superato la capacità di scegliere, scopri che tu non avevi scelta, che non c'è scelta, che la scelta è un'illusione. Quindi, sai, su questo tema, insomma, si entra un po' in dei paradossi, e quindi mi fermo qui. Voglio più che altro capire da te il senso della domanda, ma ho colto l'occasione per dirti che non mi ritrovo molto nel fatto che noi abbiamo il libero arbitrio. Gli altri che non sanno, come fanno a scegliere? Secondo me la maggior parte di noi non sa. Io per primo. Cioè, la scelta tra le cose illusorie è il mio lavoro, non è una capacità che ho già. Perché le cose illusorie che incontrerò, persone, fatti, notizie, eventi, dovranno essere attraversate dalla mia coscienza, no? Per poter capire se effettivamente... No? Posso relazionarmi con questo in maniera libera. Non è uno stato il libero arbitrio, sostanzialmente. Quindi io non mi sento di dover essere vigile per poter esprimere uno spicchio di libertà, tra virgolette, ma uno spicchio. Questo è quello che sento io, ovviamente. Dice Alessandro. Sì, no, e si aggancia alla seconda poi domanda che ho scritto. Ah, scusami. Quindi il cambiamento si farà nella materia agendo, non si farà cambiando canale, salto quantico, visto che siamo divini, assolutamente la seconda. La seconda è propedeutica alla prima, nel senso che questa realtà è un disegno materializzato di un pensiero sognante che deriva da quella frequenza lì. Quindi tutto ciò che pensiamo, il nous, no? Il campo quantico, la noosfera, la cascia, l'inconscio, il conscio collettivo, cioè questa sacca di informazioni che cresce, diventa, in funzione della frequenza anche, quindi delle emozioni collettive, l'inconscio collettivo, diventa il proiettore su cui, sullo schermo, facciamo così, della realtà visibile, e quindi viene creata dalla realtà invisibile la realtà visibile. Ma noi che siamo a cavallo tra le due nature non possiamo esprimere divinità senza agire. Non esiste. Il talento divino è sempre in azione. Questo non vuol dire che dobbiamo essere dedicarci più al fare che all'essere, no? Assolutamente no. È un bilanciamento. Non so se ho risposto alla tua domanda. Quindi il cambiamento si farà nella materia agendo? No e sì. Sì e no. Lo so che uno deve agire ed essere quello che dice. Questo lo so. Però l'idea magari da favoletta che mi ero fatto io è che la storia, io dico sempre, la storia ci ha insegnato che tutte le rivoluzioni fatte finora non sono servite assolutamente a niente. Rivoluzione in Francia, abbiamo tagliato la testa al re e alla regina, e la testa è stata messa un altro. Quindi il giocare sulla materia con le persone che usano la materia perché non possono usare altro è un po' giocare sul loro campo. Tu puoi togliere, io te ne metto altri che seguono me. Io spero, o forse mi sbaglio e credo una favoletta, che io sposto il gioco dalla materia, siccome io sono co-creatore, io cambio, tu stai a giocare là, io ti cambio. Sì. No, cambio, è così. Cambio, domani non ci sei più. Non così, una cosa però... che bisogna agire giorno dopo giorno, con le intenzioni. Sono d'accordo, però ti faccio questa... controproposta per vedere la stessa cosa in un modo diverso. Nel momento in cui io decido
di sentire il sole sulla mia pelle e di onorarlo con un momento di apertura e di ringraziamento nei suoi confronti. Sto facendo una scelta e sto agendo. Sto fermando il mio tempo e mi sto dedicando al sole. Se io mi apparto per produrre un sogno, una visione, sto agendo, eh? Quindi agire nella materia non vuol dire per forza sporcarsi le mani, prendere la tecnologia, il muro, il ferro, il legno, non lo so, il computer. Può essere anche altro. Stai pur certo che in questo movimento planetario ci sarà un Alessandro che farà un grande lavoro, magari meditando tutto il giorno. Noi abbiamo degli yogi che, se qualcosa sta cambiando nel mondo, credete, io questo è quello che penso di sapere, se c'è qualcuno che sta cambiando il mondo, non sono questi che fanno, non sono neanche i soggetti come me che vanno e predicano nelle aule, nei seminari, scrivono libri, e io faccio il mio ruolo, faccio il mio pezzettino, attraverso il mio agire e fare. Dal mio punto di vista, se c'è qualcuno che sta cambiando le frequenze del mondo, sono dei meditatori dal cuore puro che passano le loro giornate a meditare, nel giudizio magari di una totale inutilità fatto da mentalità occidentali che, se non vedono le performance, le prestazioni, no, dicono quello che sta lì, quello è un parassita, non sta lì a che fare niente. Abbiamo bisogno un po' di tutte queste forze. Abbiamo bisogno del contadino che si sporca le mani, dell'artigiano, del pittore, dell'artista, abbiamo bisogno dello scrittore, continuiamo a bisogno di tutto questo e di anche nuovo, però credo che la battaglia, tra virgolette, o il terreno, meglio così, su cui consumare la costruzione della nuova realtà, non credo, questa è una parola oscena, credere. Io so che si fa lì, sul piano del sottile, e ci sono strumenti creativi che proprio sono il pane, cioè sono quello di cui mi occupo io, no? Per chi mi segue lo sa, la creazione di realtà viene da lì. Però c'è anche un movimento del fare, perché anche il saper pensare è un fare, eh? Grazie Alessandro. Grazie. Francesca Attanasi. Grazie Stefano per aver detto che chi è qui stasera è qui per un motivo, perché è speciale, lo hanno affermato anche altre persone ed anch'io sento da quando sono al mondo questa sensazione di differenza che si riflette nei rapporti nella vita. La mia fiamma si era affievolita e questa situazione la sta rinvigorendo. Francesca, ti va di attivare il microfono? Ah, c'è pure Claudia dopo che ha scritto, non l'avevo vista Claudia. Sei attiva, intanto... Francesca? Ah, ok. Intanto Francesca, scusami un attimo, prima volevo correggermi, io dicevo spero che questo tempo sia lungo, Rosa mi ha mandato subito un messaggio, come? Io spero di no. E beh sì, assolutamente, io non vedo l'ora che questa restrizione finisca e ci possiamo riunire, però questo tempo di riflessione, di caos, di cambiamento, di brodo amniotico, va? Liquido amniotico, deve durare, perché noi siamo un po' tosti da capo. Vai Francesca. Diciamo più questa proprio consapevolezza, il riflesso, no? Anche di essere qui insieme a voi e quindi di ricevere anche da parte vostra questa consapevolezza divisa mi fa piacere. Io personalmente sto ritrovando proprio questa fiamma rinvigorita in me, che si era spenta forse perché mi ero un po' lasciata andare o trasportare dalle forze, dalle energie, dagli eventi di questi ultimi periodi. Grazie Francesca. Grazie. Ester, attivi il microfono, Ester. Ah, eccola. Ester, ecco, ci sei? Eccoti. Sì, sì. Allora, tu mi hai scritto presenza continua. Mi aiuta tantissimo. Che ci dici? Adesso ho scritto qualcosa pure, non so se riesci a beccare quello che ho scritto poco fa, ma...
Vediamo se no, penso che Stefano... Ah, me l'ha già mandato Stefano, sì. Grazie Stefano, condivido tutto quello che hai detto. Rimango in questo momento nel sogno presente, cauta come il serpente e con il cuore aperto. Significa integro, senza ipocrisia, cercando di osservare senza giudizio. Questo virus, che poi viene diagnosticato come polmonite interstiziale bilaterale, ha già delle risposte, bilaterale. A me resta la resa di cui parlava Marta e provo, integro, ciò che sta accadendo, come dentro, così fuori. Le situazioni bilaterali, come sopra, così sotto. Sembra un po' scontata la cosa, però è esattamente quello... siccome io ti conosco, so che insomma c'è sostanza dietro queste parole, sono piacevoli. Grazie. Sì. Volevo aggiungere una cosa. Dai. Che hai detto, che mi è piaciuto molto, Stefano, quella cosa che hai detto dall'inizio di... In pratica io lo sto adesso rimettendo nelle mie parole, però il senso quello di non rimanere ancorati alle proprie idee, magari è veramente un'opportunità grande, sì, in questo, sì, momento dove dentro di me sta succedendo di tutto di più, ed è il vero viaggio è iniziato adesso, Stefano, lo sento proprio forte. Sì. Grazie Esther. Grazie Stefano. No, grazie a te. Te voglio bene. Assai. Ciao Esther. Ciao Benji. No. Allora, vediamo. C'è qualcos'altro ancora qui. Enricone, l'ultimo, dai. Il libero arbitrio, a mio avviso, è lo strumento che abbiamo a disposizione per fare una scelta nella materia. Sintetizzando, la scelta fra il bene e il male. Posto che l'universo si muove secondo la legge di causa-effetto, il libero arbitrio è lo strumento più adatto per capire da che parte siamo, di conseguenza per capire all'universo se siamo per far capire all'universo se siamo grano o gramigna. Più ci allineiamo alle leggi universali, più il libero arbitrio viene meno, secondo me. Esatto. No, allora, io ma neanche io, insomma, però no, io comprendo. C'è però una cosa sulla quale voglio dissentire, perché sugli altri posso, però è qualcosa che smonta quasi tutto poi alla fine, e cioè posto, ma non reale, che l'universo si muove secondo la legge di causa-effetto. La legge di causa-effetto funziona solo qui, nell'illusione. Nella dimensione sottile è il contrario, si chiama retrocausalità. Cioè il presente viene realizzato dal futuro. Ci sono dei passi delle antiche scritture, la Bibbia per prima, letta per come andrebbe letta, che spiega questo meccanismo. Cioè ciò che io sto realizzando adesso proviene dal futuro, non dal passato, dalla causa-effetto. Quindi si vive nel paradosso, perché le due realtà, la realtà e l'illusione, per essere un po' più corretti, però diciamo la realtà visibile e la realtà invisibile, vivono su due paradossi. L'uno è il contrario dell'altra. Alchimicamente questo gioco è bellissimo, lo si può raccontare in mille modi, ma certo è che nella realtà invisibile le cose funzionano al contrario. Il campo quantico rappresenta il futuro, tra virgolette, il campo di possibilità, il femminile, l'oceano, il tutto, no? Il vuoto e il tutto. Posizionandomi lì, da lì attingo qualcosa che può diventare realtà. Detto in maniera molto spicciola, come direbbe, aspetta, chi è che lo dice? Fa sempre questo esempio. Sibaldi fa questo esempio. Conoscete Igor Sibaldi, che è un filosofo che va ascoltato. Abbastanza. Abbastanza, sì. È molto, molto, va molto ascoltato. Attenzione, quella la sa lunga, ma molto lunga. Lui, aspetta, che faceva questo esempio, diceva, ma tu dici il raffreddore te lo sei preso perché, certo, ti sei preso il raffreddore perché non ti sei messa la sciarpa, perché non ti sei coperto, ti avevo detto di non uscire, eccetera. Non ci hai mai pensato che ti sei preso il raffreddore perché tra una settimana c'è l'esame? O perché tra tre giorni devi incontrare quella cosa, la persona non la vuole incontrare?
noi in questo paradigma non c'entriamo, perché abbiamo installato dentro di noi il nemico numero uno per la natura divina, e cioè proprio il principio di causa-effetto. Funziona esattamente al contrario la nostra natura divina. La nostra natura divina, che può ispirare e cambiare la natura umana, la realtà invisibile, parte da un presupposto opposto, la retrocausalità, che dipende dal nostro libero arbitrio, cioè dalla nostra capacità di ergerci o abbassarci a determinate frequenze e da lì pescare quello che sarà il nostro presente. Chiarissimo. C'è Marco. Marco chi? Marco, ti vedo. Attivati. Marco. Ok, eccomi. Ciao Marco, da dove? Di dove sei? Io vengo da Messina. Rocca Lumera. Anche tu, ma guarda un po', Rocca Lumera, Sergio, sì, Mariolina. Addirittura Rocca Lumera. Quanti semi da quelle parti. Ok, allora Marco dice: vedo un prato fiorito, pieno d'alberi d'ogni colore, anche insoliti, e tanti spazi verdi, aromi e profumi vari e nuovi. C'è l'ombra e c'è la luce, e la bellezza di ciò che è vivo passa da quel contrasto. È un chiaroscuro colorato, non è un contrasto, è un sogno in cui i termini reali si combinano in modo nuovo e surreale, ed è più reale di quell'altro film, quel film grottesco che scorreva fino a poco fa sotto i miei occhi terreni mentre guardavo la TV, mentre giravo per le strade deserte. Ma questo sogno nuovo, con lo scenario di questo bosco misterioso, curioso, nuovo, sembra proprio così vero. Sarà perché a registrarlo ed osservarlo sento che sono sempre quegli occhi, gli stessi occhi terreni che colgono le scene della TV e delle strade deserte. Ma se posso vivere i miei sogni di quassù, con gli occhi di laggiù, forse posso vivere direttamente da laggiù tutti i sogni possibili? Forse i miei occhi non sono più terreni o divini, i miei occhi sono due e possono vedere tutto nel suo insieme. E continua giù un pezzetto. E leggisela tu, così sentiamo la tua, sì, enfasi, la tua voce. Dai. Devo spostarmi un attimo sulla chat, perché è uno scritto intimo, che te lo legga io che non sono un attore un po' buttata no, lì. No, invece credo che tu abbia reso molto bene quello che hai letto. Troppo buono. Comunque, sì, sei arrivato lì a dire: i miei occhi sono due e possono vedere tutto nel suo insieme e separatamente, a seconda del punto di vista che scelgo e delle combinazioni che creo col mio sguardo e quello di chissà quante altre persone ed entità pensanti tutte. Vorrei invitare tanti amici in questi sogni, come si fa su Zoom, su Skype e su WhatsApp. Un invito e l'altro può accettare. Ma aspetta un attimo, che ingenuo non averci pensato. Forse lo stiamo già facendo. Non occorre parlare, cliccare, men che meno affermare le nostre visioni delle cose agli altri. Occorre solo aprirsi ed osservare. Wow, meno male che l'ho fatto leggere a te. Me la sono goduta di più. Grazie Marco, sì. Sento... È frutto di tutto quello che tu oggi ci hai donato con la tua condivisione. Quindi è nato proprio mentre hai aperto lo spazio delle domande, perché credo che appunto sia anche corrispondente a quello che sto vivendo in questo periodo e che sto cercando di potenziare nella mia consapevolezza, che appunto è questo il gioco, è un gioco bellissimo. Bellissimo, grazie, l'hai espresso in maniera così semplice, grazie. Grazie a te. Sì, sarà farina di tutti e due. Grazie, tu l'hai spiegato in maniera più semplice, grazie, bello. E... Simona, ti sto vedendo finalmente. Simona, allora sentiamo Sergio intanto. Ok. Eccoti. Allora, io volevo fare una piccola osservazione ironica. Io ho deciso di cambiare questo nome da coronavirus a coscienza virus, perché... credo che intenzionalmente chi ha dato questo nome ha voluto colpire il nostro subconscio con la corona, che è il nostro settimo chakra. Per cui non chiamiamolo più coronavirus, ma chiamiamolo coscienza virus, perché ci sta risvegliando. Solo questo.
Sai, nell'albero, conoscete la Kabbalah? Vabbè, non è che per tutti, diciamo, comunque la Kabbalah, l'albero della vita, il primo Sefirot è corona, è la testa, sì, è anche il chakra. Io la prima riflessione che ho fatto è che è un messaggio esoterico, puoi cambiargli il nome, ma c'ha quell'imprinting. Va bene. Qualcuno che vuole salutare? Che stiamo per chiudere? Anna, no. Rosa, salutaci tu, dai. Eccola. Ciao. Aspetta che me la guardo bene bene. Vai, dimmi, dici. Ciao a tutti. Quanti siciliani hai visto, Ste? Incredibile. Incredibile, sì. Chissà che non ti consiglio. Chissà. Sì. Bene, sono contenta. C'è tutta questa partecipazione siciliana. Beh, che dire. Sono tanto contenta e ognuno di noi sta facendo il proprio percorso serio ed importante. Io sto facendo il mio, il mio bel lavoro, e quindi buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie, Rosa. Un bacio a tutti. Io qua ho dimenticato di leggere Claudia Fatano, che diceva sul libero arbitrio, due punti. Stefano, ti vogliamo abbracciare! Questo è Francesco, in realtà, il compagno. Livia, ci vuoi dire qualcosa? Che sei la sorella di Claudia che è sparita? Eccola. Ci sei? Sì, mi sentite? Sì, sì. Ciao, come va, Livia? Bene, bene, tutto bene. Un po' di domande, un po' di risposte, poche questo periodo, però si fa quel che si può, diciamo che... Guarda, le domande in questo momento sono le domande che aprono, le risposte chiudono ed è un'illusione, è un'illusione, solo domande. ma infatti sì, sono piuttosto poche, però insomma sto cercando di prendere... un po' tutto quello che viene, un po' tutto quello che c'è, un po' il mio essere, e niente, quantomeno di cercare di agire nel miglior modo possibile, ecco. Un saluto a tutti. Grazie, Livia. E nient'altro. Grazie. Rita invece voglio salutare. Ciao, Livia, grazie, un bacione. Ciao, grazie. Rita da Sondrio, che è una delle zone più colpite insieme a quella di Marilanda, no? Vabbè, grazie a tutti, grazie Stefano, come sempre sono parole che mi vibrano tantissimo e mi aprono proprio il cuore e grazie a tutti quanti perché io sono molto decentrata da voi perché sono proprio al nord. Sì, ma questa volta è successo, c'è questo baricentro meridionale, l'altra volta invece era da Roma in su, anzi. Mi piace tanto, è bello comunque trovarsi. Io sono sempre, mi è sempre spiaciuto non partecipare agli incontri di Stefano per via della distanza. Sono andata una volta a Cosenza, ma veramente il viaggio è stato lunghissimo, perché da Sondrio a Cosenza era veramente... E mi è sempre dispiaciuto questa cosa, è un aspetto positivo di questo isolamento, diciamo, di questo isolamento forzato, è che posso partecipare finalmente a questi incontri, quindi è bello. Bene, grazie Rita per esserci e per l'ascolto. Volevo ringraziare per questa comunione. Che ha rafforzato quello che è il mio sentire e quello che avevo condiviso con un piccolo gruppo di amici prima di questo collegamento, di cui fa parte Sergio, di cui fa parte Marco.
E quindi sentire questa forte, Mariolina, questa forte vibrazione, questa alta vibrazione, questo piacere, questo che culmina nell'amore. Non c'è altra parola che può sostituire questa, amore. Amore, quindi bello. Nient'altro che amore, quello che ci unisce, nient'altro che questo. Grazie. Beh, grazie per queste parole. Comunque, appena finisce questa cosa, ci abbracciamo lì, in Sicilia. Vengo, vi faccio sapere quando vengo e ci becchiamo da quelle parti. Assolutamente sì. Troppo bello, sono proprio felice di questa cosa. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Senti, Simone. Eccola! Ecco. Ciao, Simone. Ciao. Finalmente. Ce l'ho fatta. Allora, io sto attraversando un periodo pieno di caos, nel senso sono attraversata da tante sensazioni differenti. E all'inizio c'era forse la tendenza a non voler credere a quello che stava accadendo e quindi c'era questo mio modo di sentirmi un po' staccata. Da tutto. Adesso mi sento più attraversata, però mantengo il mio centro, ecco, cioè riesco a ricentrarmi, ma mi sento attraversata, quindi ci sono dei momenti in cui, come magari è successo a te, in cui mi scendono le lacrime, dei momenti in cui mi sento toccata anch'io dalla paura. Però sono, ecco, quindi mi sento più, ecco, come se mi stessi finalmente lasciando andare al flusso, come qualche incontro fa, insomma, ci hai parlato tu della, sì, della corrente. Quindi sono delle giornate speciali che sono sicura che, sì, che insomma, lasceranno il loro segno, anche per il rapporto con Alice, perché... siamo a casa, a stretto contatto 24 ore su 24, lei non sta andando a scuola, non... Alice, non me la fai vedere un attimo? Non c'è qua, perché noi abitiamo su a casa dei miei, quindi in questo momento okay. È giù. Sì. Vabbè, devo andare un bacetto. Sì, la prossima volta, sì, al prossimo incontro la faccio... Che so che si ricorda di me, mandagli un sì, bacetto. Sì, ha voglia, sì, si ricorda. Quindi, insomma, sono delle giornate... io posso dire che sono belle, cioè, mi sembra anche strano dirlo, però sono intense. Certo, molto, sì. Certo. Ho fatto anche un disegno. Ce lo fai vedere? Sì, dopo il primo incontro che abbiamo avuto con... sì, ce l'ho qua. Non so il centro se lo cambierò, nel frattempo, aspetta. Non so se si vede. Io devo ingrandirlo, però. Poi me lo mandi? Sì. Dove sei? Non guarda, so. C'è... Vabbè, non lo sto beccando. Così. No, niente, non riesco a vederlo grande, vabbè. Me lo devi mandare. Sì, poi te lo mando, sì. Forse loro riescono a vederlo, io no, perché sono tutti centro, piccolini. Sì, ci sono degli occhi e mi pare di averlo fatto forse dopo il primo incontro che abbiamo fatto con te. Al centro ci sono degli occhi che guardano, cioè il centro, nel cerchio più ampio degli occhi, sì, che guardano il centro, e il centro... Mi era venuto di fare un altro cerchio, perché io sono affezionata ai cerchi, quindi adoro tutto ciò che però ha assunto le sembianze del virus, no? Quindi poi ci sono questi spuntoni da cui poi vengono fuori dei fiori, però sono sbucati dei fiori, anch'io. Poi c'è il sole, la luna, il fuoco, insomma degli elementi che mano a mano si sono... Dai, me lo mandi. E che vorrei dipingere su una parete grande. Vediamo se riesco. Comunque, sì, grazie Simona, una piccola battuta però importante secondo me. E essere confusione, non essere nella confusione, è un passaggio. Cioè, sentirsi spostata dal vento e sentirsi il vento è il passaggio che dobbiamo fare. Cioè, questa tua decentratura, che chiami decentratura, in realtà è un'altra tua essenza. Perché tu sei... sia quello che sta nell'occhio del ciclone, cioè il nulla, ma ciò che si sta muovendo, quel vento, quel turbine, è la tua espressione, la tua manifestazione collettiva, coscienziale, quindi non è una parte che non è tua,
E quindi è l'identificazione della farfalla nel vento, è quel gioco lì. Quindi il vento che apparentemente ci sposta, ma noi siamo il vento. Apparentemente ci attraversa il caos, ma noi siamo anche il caos. Accettare il caos come qualità anche del potenziale che noi siamo. Va bene, okay. Simona. Grazie. A presto. Anna, ciao. Anna Raggi. Ciao Stefano, Anna. Mi senti? Ciao, ciao. Ciao, non sì. ci conosciamo di persona. Infatti, perciò siamo qui. Però, vabbè, vorrei ringraziarti per le tue parole che sono comunque preziose per la mia anima in questo momento. Niente, io mi sto godendo questo tempo. Per la cura, diciamo, dei miei interessi, per la cura di me stessa. Poi vedremo. Ma tu mi sei perché sarà, sarà. Sì, sono di Brindisi. Ah, vedi, giochiamo a casa. Sì. Mi grazie, ci ha portato Anna. Livia. Ah, Livia, sì, sì. Ah, sì, 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 sì. Bene. Mm. Grazie, grazie. Grazie. Allora, qua vedo anche Katia, che ci saluta. Grazie Stefano, grazie a tutti per la bellissima condivisione di amore che danno tantissima energia. Cristina invece dice che ci deve salutare, ragazzi vi devo salutare, grazie a tutti, siete e siamo meravigliosi, grazie a Stefano per creare questo spazio di condivisione intelligente e nutriente. Alla prossima. Anche lei di Roma, oggi c'è un sacco di gente di Roma. Davvero un incontro per rigenerarsi, alla prossima. Ciao Marilanda. Ragazzi, allora io vi invito a considerare l'ipotesi di vederci su un programma di addestramento nei limiti che si può fare col web, però è un programma, io lo chiamo di vero addestramento, quintessenza, potete leggere sui miei profili il programma, se vi interessa vi potete connettere venerdì 3 aprile. In caso contrario siamo sempre connettibili, quindi... E c'è il gruppo Facebook se volete lanciare delle proposte per ritrovarci su dei temi, i vari gruppi WhatsApp Italia delle varie città, fatelo tranquillamente, vediamo poi eventualmente di ritrovarci. Grazie ancora di cuore per essere stati in ascolto e un saluto a tutti quelli che non ho sentito, che ci sono ovviamente le persone che non ho salutato. Ciao. Ciao, ciao, siete tutti aperti. Ciao a tutti. Grazie Stefano. Grazie a te Stefano. Grazie ciao a te. Maria Cristina. Ciao caro. Sì. Ciao. Salutami Rocco. Senz'altro. Ciao. 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 A tutti. Ciao. Ora ma vi saluto. No. Ciao. A presto.